a Diego Capelli, allenatore della Verolese. Chiediamo un giudizio su questo pareggio odierno, una prova di carattere dei suoi ragazzi, ci è sembrato. Sì, una prova di carattere che però purtroppo ci lascia un po' di amaro in bocca, perché abbiamo subito tre gol davvero... trovare l'aggettivo è difficile. Comunque sono state tre incertezze grossissime da parte nostra, che non è la prima volta che facciamo, che purtroppo ci condizionano sempre la partita. Quindi dopo 20 secondi andare in svantaggio così è... diciamo che complica un po' la vita, però l'abbiamo ribaltata, poi ci siamo ricomplicati la vita un paio di volte, quindi il pari è quello che è. Non dico rispecchia di più la partita, perché dal mio punto di vista l'abbiamo fatto noi, meritiamo qualcosina in più sicuramente, abbiamo avuto un sacco di buone occasioni, però sbagliamo, ci puniscono, è la legge del calcio e va bene così. Insieme a Cesare Bruschi, allenatore del Sermide, analizziamo il pari odierno, partendo dalla folgore di Calzolari dopo mezzo minuto di gioco. Sì, l'abbiamo sbloccata subito e direi che il vantaggio iniziale ci ha dato qualcosina in più di tranquillità, visto il periodo che stiamo attraversando di defezioni, di infortuni e assenze. Peccato non averlo mantenuto, anche perché le forze fisiche erano quelle che erano, hanno giocato gli stessi 11 praticamente di mercoledì sera e quindi di più non potevamo fare. Poi, se devo recriminare qualcosa, ancora una volta il tasto debole della mia squadra sono i gol subiti in maniera direi stupida e superficiale. Comunque una buona reazione dopo la bruciante sconfitta della partita contro il Gonzaga. Dal punto di vista della prestazione e dell'impegno, un'ottima reazione, quello che avevo chiesto ai ragazzi. È logico che un po' di rammarico c'è, perché ci eravamo fatti la bocca 12-13 minuti dalla fine per la vittoria, però peccato, di fronte c'era una squadra ben attrezzata e credo che lotterà per le prime 5 sicuramente.